Lui è seduto davanti al computer, il posacenere colmo e cenere sulla tastiera, colpita come si faceva con le macchine da scrivere. Il ventilatore aggrappato al soffitto taglia un'aria fumosa. S'accende un'altra sigaretta, scrive. Ci sono viaggi che in verità sono dei ritorni. Dopo 7 anni l'Italia e Torino si aprono allo sguardo. Batte con 2 dita la sigaretta tra i denti. Si guarda intorno incuriosito. Non sembra cambiato nulla. Ma qualcosa non torna mai al ricordo. I suoi 50 anni scivolano tra i portici di Via Po come i passi del liceo. Si ferma, guarda lo schermo assorto. La sigaretta è una boccata e un mezzo sorriso. Cammino mentre lo sguardo è schiacciato sul video. Tavolini affollano i portici colorati a nuovo e la bancarella dei libri è ancora lì. Qualcuno chiede l'elemosina, come a ritmare lo scorrere delle colonne. Il passo latino è sorpreso dal pendolo torinese di una catena di montaggio fabbrica che non c'è più. Qualcun altro chiede l'elemosina. C'è chi mangia camminando per lavoro o cercandolo. Piccoli dettagli tradiscono la differenza. Il grigiore si fa evanescente. Un'altra sigaretta e gli occhiali scivolano sul naso appuntito verso lo schermo. Come si racconta una città più bella al vedersi del passato e sospesa nel ritmo di chi chiede l'elemosina? Il Po scorre tranquillo. Se non fosse estate si alzerebbe il Babri. Disegna mattine fredde e nebbiose sui murazzi, ma il caldo cancella il ricordo. Ha lo sguardo stanco e un caffè al fianco. Lo vede solo in distanza, tra gli scrosci del video. Scoprire di non appartenere più alle vie scure allora, adesso rilucenti di Porta Palazzo, mercato anche del vizio di vivere, di non riconoscere i suoi passi bambini negli scalini del liceo. Sorride. Le colonne si lanciano nel fiume. Qualcuno chiede l'elemosina. Camminando scoppia a ridere. Forse dovrei comprarmi un souvenir. Lo sguardo dentro le lenti si nasconde. Le vallette scorrono al finestrino. Qui il nuovo non è arrivato. Tra anziani e sbandati nessuno chiede l'elemosina. Meno auto e più silenzio, stessi volti. Mi dai una sigaretta? La sigaretta esce da sola dal pacchetto, si guardano dietro un cenno. Si toglie gli occhiali per ricordare meglio. Palazzi corrono dal quartiere al carcere passando per un manicomio, o meglio casa di cura, dall'entrata oscura di legno nero. L'auto scorre veloce, si riprende a respirare. Ancora toglie il fiato, il ricordo della città, del passato. Qualcuno chiede l'elemosina. Ha la faccia di chi rilegge, muove le labbra. Nel video sembra muto, lo osservo. Lo vedo ripetersi nello schermo, mentre conto le mattonelle del pavimento, ogni volta un po' più lontano. Cammina dietro passi lenti, mentre la città avanza così veloce che non si vede persone, solo gente. Alcuni volti sembrano conosciuti. Vorrebbe fermarsi e chiedere, ma il tram segna una nuova fermata e si scende in silenzio. Sorride sorpreso dal pensiero che gli mancano i tram. Dietro l'angolo qualcuno chiede l'elemosina. Guarda la tastiera, non cerca una lettera, ma una fotografia. Nello schermo la sua nuca buca il video. D'istinto faccio un passo indietro. Seduto al tavolino, le dita giocano con il bordo di un caffè diventato troppo forte a segnare come la goccia che corre sul bordo, la distanza. Ma la distanza è un legame che si scioglie nella non appartenenza. Giuro un cucchiaino pensoso. Il caffè al sapore sudamericano.
Si toglie gli occhiali e riaccende la sigaretta. Lo saluto e scompare in un punto nero dello schermo, come nei televisori di tanti anni fa.